I bambini sono la speranza dell'umanità. Ogni loro sorriso è un passo verso un futuro migliore, ma a loro vanno garantiti i diritti fondamentali. A Lanciano, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Istituto Comprensivo Mario Bosco ha organizzato un flash mob in Piazza Plebiscito. Mirella Spinelli, dirigente del Comprensivo Mario Bosco di Lanciano, anche quest'anno per festeggiare la Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si va in piazza con tutti i bambini con una bella marcia dei diritti. Sì, assolutamente, dobbiamo come ogni anno riaffermare quelli che sono dei diritti di un'infanzia che per tanti versi oggigiorno sono veramente lesi, non in tutte le parti del mondo, e ci auguriamo che un domani questi ragazzi possano diventare uomini migliori e possano veramente fare in modo che i diritti siano rispettati ovunque nel mondo. Durante la manifestazione sono stati consegnati 2 assegni virtuali all'associazione Progetto Etiopia Onlus da parte della mini sindaca della scuola Carola Di Diego e dal presidente del Kiwanis Francavilla Costa dei Trabucchi, Maurizio Del Grosso, per sostenere una scuola nel villaggio di Agamsa in Etiopia, essendo l'istruzione uno dei diritti fondamentali dei bambini. Sentiamo Angelo Rosato, presidente della Onlus. Beh, possiamo solo ringraziarli per questo pensiero, poi noi siamo qui felici, gioiosi con tutti questi bambini che ci danno, come dire, una carica in più, una gioia in più. E soprattutto vorrei portare tutte le foto che faremo nella scuola di Agamsa, le attaccheremo nelle classi, così come questo gemellaggio deve continuare, perché è una bellissima cosa che l'Istituto Comprensivo Mario Bosco ha realizzato. Presenti anche Belia Giangiordano, referente UNESCO dell'istituto, e Ali Sona, arrivato in Italia dal Gambia. I diritti riconosciuti e la pace vanno nella stessa direzione, e in una lanterna volata in cielo un auspicio affinché ogni guerra abbia fine.